Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi faremo il range test del Mavic Mini. Lo so che ce n'è già un sacco che l'hanno fatto, io sono uno praticamente degli ultimi, però siccome che l'ho fatto con tutti i miei droni ci tengo a farlo anche con questo. Quindi faremo due prove, una con la frequenza 2,4, poi ritorneremo, switcheremo in 5,8 e via con un nuovo range test. Quindi avremo un'idea di che differenza c'è a livello di range stando a 2,4 o a 5,8 in un'area ovviamente dove non ci sono interferenze, perché sappiamo che la 5,8 trae vantaggio rispetto alla 2,4 sulle interferenze, dove la 2,4 soffre tanto. Qui sono, diciamo, alla pari dal punto di vista delle interferenze, perché è una zona abbastanza tranquilla, perché è una delle due zone dove faccio di solito io il range test, che praticamente sono un po' nel nulla, perché così se dovesse succedere qualcosa il drone cade, sono solo fatti miei, nel senso che non creo nessun problema a nessuno. E ragazzi, mi raccomando, i range test servono solo per capire la reale potenza di segnale di un drone, non per utilizzare il drone normalmente a queste distanze. Quindi non fate i range test, e se proprio avete la necessità di farlo, perché dovete farlo assolutamente perché più forti di voi non resistete, un po' come me, fatelo in zone tipo questa dove lo sto facendo io, o sui mari o sui laghi, dove veramente non fate danno e non create problemi a nessuno. Quindi, detto tutto questo, partiamo con il range test. Come vi ho detto prima a 2,4 GHz e poi a 5,8, così da avere un confronto fra queste due frequenze e la loro portata a livello di distanza. Quindi adesso decolliamo nel range test del piccolo Mavic Mini. Ok ragazzi, siamo pronti. Ci dà il permesso di decollare. Andiamo a vedere se siamo sulla frequenza giusta. Sì, 2,4, quindi tutto è pronto. Possiamo anche andare a decollare, quindi accendiamo i motori. Ok, Mavic Mini pronto. Andiamo ad un'altezza di, facciamo, anzi, iniziamo a metterlo subito in modalità sport e andiamo ad un'altezza di 50 metri. E adesso destinazione il nulla. Eccolo, siamo già a 100 metri. Questa è un'area che non ha tantissime interferenze, almeno di solito i range test qua rendono abbastanza, perché vabbè, è un'area abbastanza nulla, cioè ci sono case lontane, ma non è ovviamente dove stiamo volando noi, diciamo non è un centro abitato per intendersi. Siamo già a quasi 400 metri. In modalità sport viaggia, viaggia, viaggia questo drone. Ok, siamo a 500 metri, muovo un po' il gimbal così da farvi vedere la fluidità, vedete com'è ancora molto fluido nei movimenti il gimbal. Allora, continuiamo, siamo già a quasi 700 metri, ci avvisa di sistemare le antenne, ma a livello di ritorno video direi che è ancora ottimo, muoviamo ancora il gimbal, cioè guardate com'è ancora fluidissimo il movimento del gimbal. Da non credere, perché comunque è in modalità CE questo drone. Siamo arrivati al chilometro in modalità CE con una fluidità ancora esagerata del gimbal. Quindi stiamo andando ancora, abbiamo passato il chilometro, ci dice di aggiustare le antenne. Continuiamo, siamo al chilometro e due quasi, inizia a avere qualche rallentamento. Ci dice che c'è vento, ma in realtà il vento non c'è, a meno che là così c'è, qua non c'è un filo d'aria. Infatti è andata via anche quella scritta. Siamo quasi a 1400 metri, vediamo il gimbal com'è, si muove ancora benissimo. Ragazzi, sta iniziando a dare qualche scattino adesso, 1500 metri, cioè incredibile, se questo tipo di Wi-Fi l'avessero montato sul Mavic Air, magari sarebbe stata una cosa anche un po' più intelligente, a posto di montare quella schifezza a cui hanno montato il Mavic Air. Siamo a 1700 metri. Siamo a 1700. Il gimbal non si muove più, o meglio, si muove malissimo, nel senso che va a scattosissimo. Ok, siamo quasi a 2 km,
A 2 km torniamo comunque. Ok, siamo arrivati a 2 km, ragazzi. Io direi che possiamo ritornare e fare un bel return to home, perché comunque tanto il gimbal non dava più segnali di movimento, quindi vuol dire che non aveva più senso continuare, era solo un forzare una cosa che era arrivata al limite. E siamo arrivati a 2 km, cioè in CE questo drone è arrivato a 2 km. Se pensiamo che il Mavic Air o lo Spark fanno fatica in modalità 2,4 GHz ad arrivare a 500 metri, ma a fatica ci arrivano proprio regalandogli qualcosa. Questo drone, ragazzi, nelle sue dimensioni assurdissime, in tutto quello che volete, se n'è andato il segnale video, si è sconnesso mentre sta tornando. Adesso vediamo cosa succede. Si riconnetterà. Vediamo se c'è una riconnessione o torna senza riconnettersi. Ok, si è riconnesso. Ragazzi, è pazzesco, cioè io credo che sia una cosa quasi incredibile in modalità CE arrivare a queste distanze su un drone di queste dimensioni e questo peso. Ripeto, su Mavic Air dovevano montare una cosa del genere, cioè non dico di montare il sistema OcuSync che era montato sul Mavic Pro, perché vabbè, non avrebbe avuto senso andare a mettere quello sul Mavic Air, perché sarebbe andato un po' a scontrarsi dal punto di vista delle vendite tra uno e l'altro, però cacchio, una cosa del genere andava montata DJI, cioè me la monti adesso su questo Mavic Mini, che costa la metà di un Mavic Air, che è grande la metà di un Mavic Air, anzi forse meno, pesa la metà di un Mavic Air, e gli monti una cosa del genere e non la monti su un Mavic Air? DJI. Comunque sta tornando, vediamo anche il precision landing a questo punto. Anzi, sposto un po' le cose così vediamo il precision landing. Quanto è precision? Allora, mi sposto indietro, ok, così che vediamo se il Mavic arriva senza nessun problema. Siamo a 800 metri. Allora, sta tornando, vediamo il precision landing a questa distanza, perché comunque ha perso il segnale, poi vabbè, l'ha ripreso ovviamente quando si è riavvicinato. Comunque siamo andati a 2 km e adesso sono curioso di vedere a questa distanza se il precision landing di questo drone è preciso anche andando a distanze così importanti. Giusto una curiosità. Anche perché non bisogna andarci a queste distanze, quindi è solo una cosa di curiosità vedere a questo punto quanto sarà preciso nel ritornare sul pad. Se becca il pad a 2 km, ragazzi, è qualcosa di incredibile, per un drone di questo peso e dimensioni. Ok, inizia a sentire il rumore. Perché comunque non è silenziosissimo, nelle sue dimensioni e peso non è così silenzioso. Secondo me il Paratanafi è più silenzioso. Poi faremo un video confronto magari sulla rumorosità tra questo, il Paratanafi e il Stello, per vedere quale dei tre è più silenzioso o il più rumoroso. Ok, ci siamo quasi arrivati. Dov'è che è? Ah sì, lo vedo, è qua sopra ormai. Ci siamo. Abbasso la telecamera così vediamo cosa sta facendo. Ok, potrebbe andare a beccarlo. Vediamo, ve lo faccio vedere così. Ah, lo interrompo. Ok. Ragazzi, pazzesco. Ragazzi, l'ho interrotto io perché stava atterrando leggermente fuori dal landing, ma di tanto così, proprio di un niente. Quindi, adesso switchiamo a 5,8 e ripartiamo. Quindi, switchiamo a 5,8. Mettiamo una frequenza 5,8, una 161. Ok. Vediamo se switch. Ok, switchato a 5,8, come avete visto. Quindi adesso
riaccendiamo i motori e ridecolliamo. Andiamo ad un'altezza sempre di 50 metri. Ok, siamo pronti. Destinazione ancora il nulla. Via. E vediamo a 5,8 GHz che distanza riesce a raggiungere. Dovrebbe essere molto inferiore alla 2,4, soprattutto in aree dove la 2,4 non ha tante interferenze, tipo questa. Vediamo. Il Mavic Air a 5,8 diventa veramente una cosa scandalosa, tipo a 200 metri perde il segnale, una cosa del genere. Cioè veramente una schifezza. Qua vediamo come ha lavorato DJI con questo sistema Wi-Fi che monta qua nel Mavic Mini. Allora, cacchio, siamo già a 500 metri, cioè 5,8 va già più lontano del Mavic Air a 2,4. E ci sta andando anche molto di più, perché è già arrivato a 700 metri ed è a 5,8. Pazzesco, ragazzi, vi assicuro che è pazzesco. Vi assicuro che è pazzesco. Adesso probabilmente vediamo muovere il gimbal. Inizia adesso un po' già l'immagine a squadrettare un attimo e arriverà circa il chilometro, così più o meno. Occhio e croce. Sì, il gimbal non si muove più. Io direi che possiamo fare un return to home. Siamo arrivati al chilometro e 100. Go home e ritorniamo. Ragazzi, a 5,8 GHz è arrivato al chilometro. Se calcoliamo che il Mavic Air a 5,8 arriva a 200-250 metri, ma a fatica, qua siamo arrivati al chilometro a 5,8 GHz in modalità CE. Quindi incredibile, davvero incredibile. Soprattutto perché calcoliamo che tutta la tecnologia e tutta la parte elettronica è una schedina che è grande così, perché il drone è grande così, ed è davvero una cosa che va valutata. Cioè, ragazzi, secondo me quello che c'è da ammirare qua, tolto il discorso dei regolamenti, di tutto quello che vogliamo, è proprio cosa è arrivata a fare DJI in queste dimensioni. Cioè veramente, cioè, io apprezzo in una maniera pazzesca. Forse non so se riesco a trasmettervelo, la mia come si dice, il mio entusiasmo per questa cosa, cioè sulla miniaturizzazione che ha fatto DJI su questo prodotto, che secondo me è una cosa pazzesca. E avete visto che il landing l'ha quasi beccato andando a 2 km. Lo sbagliava di tanto così anche il landing, poi lo stavo facendo andare io nell'erba, ma l'avrebbe sbagliato di tanto così ed era andato a 2 km. Adesso vediamo che è andato a 1 km, come si riavvicina al landing. Ormai ci siamo già a 400 metri. Per non parlare poi delle batterie, è andato a 2 km, ritornato, sono andato a 1 km e sono quasi ritornato e abbiamo il 40% circa di batteria, cioè, non so, fate voi. Cioè anche questo, che cavolo ha fatto DJI qua, cioè in questo drone, quando pensiamo che il Mavic Air lo sparcano le batterie che durano niente, cioè il Mavic Air che pesa il doppio di questo, un drone molto più sofisticato, arriva a 16 minuti, 17, toh. E lo Spark è ancora meno, lo Spark fa 12-13 minuti e ha finito le batterie, cioè qua così si fa tranquillamente un sacco di chilometri, a caso così, e la batteria ce n'è ancora, abbiamo ancora il 36%. Poi inizia anche pure a fare freddo, perché oggi ci saranno, non so, 5-6 gradi in questo momento, quindi le batterie vanno un po' a soffrire. Adesso mi sposto e vediamo cosa fa il piccolo Mavic. Mi giro già la telecamera verso il Mavic così. Abbasso anche il gimbal così che vedete anche voi, e è sempre preciso, cioè, anche adesso se lo sbaglia di niente, cioè guardate com'è in mezzo allo schermo. Cioè anche adesso se lo sbaglia veramente di poco, sì, lo sbaglierà di mezzo metro.
vedete? Cioè si è fermato, mi avvisa che non ha trovato il landing, che è un'altra cosa che è fighissima perché comunque non lo vede. E guardate, adesso mi allontano così capite voi dov'è. Cioè, guardate, dov'è il drone? Anzi, lo faccio scendere un po' giusto per farvi capire, cioè, lui atterrerebbe lì, cioè, sarà a mezzo metro. Vediamo se riesco a beccare l'H bene. Perfetto. Ok, atterraggio perfetto, drone perfetto. Allora, aspettate un attimo che sistemo un attimo le cose qua e poi tiriamo le conclusioni su questo drone che secondo me non è pazzesco di più. Dire che è spettacolare è minimizzare, secondo me, perché, ripeto, queste sono le sue dimensioni. È andato a 2 km e la cosa strana è che la distanza dichiarata di DJI, cioè DJI aveva dichiarato 2 km e questo ci è andato 2 km, cioè non è solo chiacchiere, come spesso succede o come spesso viene scritto nelle caratteristiche tecniche, che vanno a 3 km, 4 km, 5 km, 8.000 km e poi dopo alla fine magari a 200 metri già bye bye segnale. Questo a 2 km ci è andato veramente in modalità CE a 2,4 GHz. E la cosa ancora più strabiliante è che a 5,8 GHz, sempre in modalità CE, è arrivato al chilometro, cioè pazzesco. Quindi davvero abbiamo la possibilità di avere due frequenze utilissime, perché la 2,4 avete visto in zone come queste, tanta roba, e la 5,8 quando dovremmo andare in zone con un po' più di interferenze rispetto a una zona tipo questa, mettendo comunque la 5,8, avete visto che spinge anche lei in maniera non indifferente. Quindi io ripeto, non so come abbia fatto DJI a mettere tutto qua dentro, perché veramente la scheda probabilmente elettronica qua dentro sarà grande, tipo così. E veramente non so come abbia fatto, quando ripeto sugli altri suoi droni Mavic Air e Spark, veramente il segnale wifi è di bassissimo livello. Quindi ragazzi, se questo range test, anche se sono uno degli ultimi ad averlo fatto, ma causa arrivo in ritardo del drone, causa maltempo, purtroppo è stato così, ma mi accontento lo stesso. Chi si accontenta gode. Così così però, vabbè. Quindi ragazzi, se questo range test vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test. Ciao!